voi siete testimoni che è possibile amare ed essere amato. È possibile fare scelte nella nostra vita in cui rischiamo nell'amore. Cari Beatrice, Raffaele, oggi è un momento di grazia e anche di gratitudine per voi, per le vostre famiglie, per la comunità tutta, perché di fronte al Signore voi consegnate il vostro amore. Belle foto. Ciao! Non piacere! E allora in questo amore che voi sperimentate assume una forma, che è quella dell'essere sposi. E dove il consenso che adesso vi presterete, lo scambio degli anelli, la presenza dei testimoni, delle vostre famiglie, dei vostri amici, dice che tutti siamo qui per sostenervi. Beatrice, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Raffaele, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ieri sera non riuscivo a prendere sonno perché non avevo ancora preparato un discorso e mi sembrava, visto l'incarico mio e degli altri testimoni, di spendere due parole per queste persone strepitose che ci hanno invitato. Grazie per aver dato a noi la possibilità di conoscervi come persone e soprattutto come la bellissima coppia che siete. Per voi oggi e sempre è quello di poter continuare a trasmettere questo amore ad ogni persona. E gli amori si sa che nascono per caso e di tutti quegli amori sono pochi quelli che durano in eterno e il vostro è proprio quella rarità che riempie il cuore.